Il nostro Lorenzo Pinna, che da 20 anni realizza eccellenti servizi per Quark, lo sapete, ed è persona di grande serietà, si è trasformato per questa puntata in uno scassinatore di casseforti. Infatti volevamo capire fino a che punto le casseforti sono sicure e sono a prova di ladri specializzati. E il modo migliore per farlo era appunto quello di mettersi nei panni dello scassinatore. Per fare questo Lorenzo Pinna, assieme a Matteo Martone, è andato a vedere i tecnici che valutano la sicurezza di casseforti, di cavò e di bancomat, cercando di capire con loro come si riesce a sfondare un portello blindato o una serratura di sicurezza usando trapani, mazze e anche lance termiche, con qualche sorpresa. Vediamo. Sicuramente vi sarà capitato di ritirare i soldi da un bancomat. E probabilmente vi sarete anche chiesti come vengono protette tutte quelle banconote dagli attacchi dei malintenzionati. Ce lo siamo domandati anche noi. Siamo andati a curiosare in una delle più grandi fabbriche italiane di casseforti, armadi blindati e cavò corazzati. La ricetta per costruire uno di questi scrigni metallici sembra in apparenza molto semplice. Prendete alcune lastre d'acciaio speciale di 1 centimetro di spessore e costruite 2 scatoloni, uno più grande e uno più piccolo. Infilateli l'uno dentro l'altro e nell'intercapedine colate un cemento speciale mescolato a pietre durissime. Non chiedete di più, la formula è segreta. Annegate poi in questo cemento altre lastre d'acciaio speciale, reti metalliche antisfondamento, strati di grafite che in caso di attacco con la lancia termica agiscono da antifurto bloccando la combustione. Naturalmente i battenti di una cassaforte sono la parte più delicata. È qui che sono alloggiati i meccanismi a chiavistello che, messi in movimento dal classico volantino esterno, impediscono alla porta di aprirsi. E poi ci sono le serrature, che a loro volta bloccano i chiavistelli nella posizione di chiusura. Gran parte dei brevetti e dei segreti che un costruttore di casseforti non vi svelerà mai riguarda proprio questi meccanismi. Ritorniamo alla domanda di partenza. Quanto sono sicuri questi scatoloni metallici? È un interrogativo che si pongono anche all'Istituto Giordano, per una ragione molto semplice: per certificarne ufficialmente la resistenza secondo le norme previste dalle direttive europee. E per collaudare una cassaforte c'è un unico metodo: mettersi nei panni degli scassinatori e tentare di aprirla. È esattamente quello che stanno per fare i tecnici dell'Istituto Giordano nella sede di Bellaria. Seguiamoli in questo sorprendente attacco. Prima fase. Si studiano i piani di costruzione della cassaforte. Da questi disegni si può capire dove siano alloggiati i chiavistelli o da quale posizione è meglio aggredire la serratura. Adesso comincia l'attacco vero e proprio. Un momento. Non vediamo lo stetoscopio per ascoltare i click della serratura a combinazione, come succede nei film. Non si usa più. Beh, insomma, lo stetoscopio è un attrezzo che non può dare nessuna indicazione su quelle che sono le soluzioni delle serrature moderne. Si tratta scenografie che andavano di moda all'epoca di Arsenio Lupin, anche se in qualche film vengono riprese così per divertire il pubblico. Mossa numero 1. Entra in azione un trapano dalla punta in metallo speciale. Il battente della cassaforte, seppure con una certa fatica, viene perforato. Da questo foro i tecnici tentano adesso di arrivare alla serratura per forzarla e indurla a ritrarre i chiavistelli che bloccano la porta. Ci sembra che questo primo attacco non sia riuscito. Si può sempre passare alle maniere forti. Mossa numero 2. In scena, questa volta la fiamma ossidrica. Con il cannello incandescente viene praticato un foro in corrispondenza dell'alloggiamento dei chiavistelli. Dopo aver frantumato lo strato di cemento e forata l'altra lastra di acciaio, si arriva al chiavistello che blocca la porta. Qui servono i muscoli. Ammazzate, si tenta di far retrocedere il chiavistello dall'alloggiamento. Con un po' di pazienza si potrebbe riuscire ad aprire il battente. Tutte queste operazioni vengono rigorosamente cronometrate. Infatti, il grado di resistenza di una cassaforte e la sua assegnazione ad una classe invece che ad un'altra dipendono da un punteggio calcolato in base al tempo e allo strumento impiegato. Ovviamente, 1 minuto a colpi di mazza vale meno di 1 minuto con la lancia termica. Ed eccoci all'epilogo, la lancia termica. Uno strumento in grado di raggiungere temperature elevatissime,
3000 gradi. La parete della cassaforte non resiste infatti per molto alla fiamma della lancia. Possiamo considerare chiusa l'operazione. La cassaforte è aperta. Anche i bancomat vengono sottoposti a severi test in questo laboratorio. Ecco l'attacco a un bancomat. Si inizia con uno speciale trapano per raggiungere il chiavistello. Certo, non è un'impresa semplice, ma i tecnici dell'Istituto Giordano hanno aperto probabilmente casseforti e bancomat più di chiunque altro in Italia. La porta si è aperta. Vedendo queste immagini ci si può fare l'idea che aprire una cassaforte sia relativamente facile. È proprio così. Guardi, con adeguate conoscenze e opportune attrezzature, ahimè, non vi è nessuna protezione di tipo meccanico che si possa ritenere inviolabile. È tutta questione di tempo e di condizioni ambientali opportune, perché lo scassinatore si trova in genere in condizioni di precarietà sia nei confronti del tempo che nei confronti delle condizioni ambientali. Queste limitazioni non gli consentono in genere di poter avere a disposizione le migliori condizioni possibili, per fortuna, perché altrimenti tutte le casseforti sarebbero violabili. Alla fine di tutte queste prove la cassaforte viene assegnata ad una classe da 1 a 10 a seconda della resistenza dimostrata. Ecco, questo è il bollino che, fra varie altre notizie, ci informa sulla classe di appartenenza. Qui siamo invece al test delle porte blindate, quelle che molti montano a difesa della propria abitazione. Anche qui si provano vari strumenti per forzarne l'apertura. Si comincia con il cacciavite, per passare poi al piede di porco e arrivare in un'escalation inarrestabile alla micidiale mola a disco, che però fa un bel fracasso. Il punteggio viene stabilito con il solito metodo. Il tempo impiegato per l'apertura tenendo conto degli attrezzi impiegati. E purtroppo per le porte blindate non è ancora obbligatorio il bollino con l'indicazione della classe di resistenza. E le serrature? No, non ce le siamo dimenticate, ma è più prudente non mostrare in pubblico come se ne forzano i meccanismi. Per questa sera.